Ragazzi, buon pomeriggio. Breve video dopo la tappa numero 4 della Buonasera, Vuelta. buonanotte, buona giornata per chi ci vede a seconda Allora, delle ore. buonasera e buon pomeriggio. E per chi ci guarderà domani, buongiorno. Perché tanto Ma ci guardano anche fanculo. domani. Ma guardateci oggi. Allora, tappa numero 4. C'è un paio di spunti da fare sulla tappa di oggi. Il primo è il ritorno, come vedete dal titolo di questo video, la favola di Jakobsen, perché è vero sì che aveva già vinto quest'anno, però è tornato a vincere in un grande tour, Alla Vuelta ha cioè vinto, in un giro da 3 settimane. Insomma, è una vittoria sicuramente di spessore rispetto alla precedente vittoria che poi andiamo a vedere. È il suo ritorno in un grande giro, ragazzi, cioè, Sì, Fede, seconda è un volata e l'ha grande. vinta. Bene, ma guarda, sono veramente contento per lui, più che per gli altri, sono veramente contento per lui. Cioè, è una figata vederlo così. È Dopo, oh, la l'anno dei scorsa anno, guarda che era ritorni. praticamente morto. Cioè, non dimentichiamocelo. È l'anno dei ritorni dei velocisti della De Koenig a questo punto. A Esatto, parte, e esatto. Bennett, che era sulla cresta dell'onda, è Aveva già scomparso. 30 contratti firmati in tasca, era già quando da testa altrove. Quindi Allora, quelli che facciamo un si appello. pensava. Ragazzi, ti fermo. Facciamo un appello. Elia Viviani, visto che non hai ancora firmato il contratto per il prossimo anno, balla De Vada Koenig. di cuore. Balla De Sì, Koenig, vero. abbiamo altri velocisti italiani senza contratto. Andatela De Koenig. È vero, è vero. No, diciamo che quelli che a inizio stagione si davano per velocisti finiti, vuoi per un motivo o per l'altro, Jakobsen per la caduta disastrosa dell'anno scorso a Polonia, Vuoi per Cavendish per età l'anagrafe? e scarsi risultati, quest'anno hanno fatto faville. Jakobsen è tornato e io sinceramente non me l'aspettavo tornasse vincente. E addirittura vincente in un grande giro, quindi tanto di cappello. Bella Cavendish, testa. tanto si è già detto su Arthur, sì, tanta testa complimenti a Jaco. Se guardiamo l'ordine d'arrivo e poi Ecco, mentre carichi l'ordine d'arrivo, io ricordo anche che se Fabio Aru dovesse cambiare idea e proseguire di un altro anno, che vada la De Koenig, secondo me va a vincere anche le volate. Guarda, io faccio anche questo. Fabio, un altro anno, vada la De Koenig, che già ti chiami come Jakobsen, che si chiama così Allora, per altri i due motivi, che già spunti di sappiamo. oggi, i due spunti di oggi possono essere questi: il ritorno della favola di Jakobsen e De Mar che si riaffaccia, ci frega tutti e si riaffaccia nella top 3 arrivando secondo, top 2 fa arrivando secondo. Poi, quindi, bravo De Mar che praticamente, però, allora, volendo vedere il bicchiere mezzo vuoto e non mezzo pieno. La Groupama ha fatto un treno perfetto, perfetto, con appunto l'italiano Guarnieri ha fatto un numero, Guarnieri. Guarnieri l'ha pilotato in una maniera incredibile. Perfetto, quindi vedendo il bicchiere mezzo pieno, l'ha buttata un po' nel cestino la vittoria di tappa, perché effettivamente l'avevano preparato tutto per bene. È vero che c'era sta arrivo in leggerissima salita, al Ma che tiene le 3% salite? Ha vinto una sembra. Sanremo. Sì, qualche anno fa con il record sulla cipressa, no? Sì, andava a 95 orari in salita, cioè neanche come si chiama il maiale allenava così bene. E quindi potendo vedere il bicchiere mezzo pieno, De Mar ha buttato un po' al vento il lavoro perfetto della sua squadra, in primis, però è comunque un buon secondo posto È il suo che miglior da risultato in un grande tour quest'anno. Ultimamente, insomma, non aveva visto grandi risultati. Quindi, poi Magnus Cornilsen terzo, ci si poteva aspettare un Cornilsen così, diciamo, con la gamba giusta un arrivo del genere. Dainese ottimo quarto, Matthews deludente, perché questo era l'arrivo per Matthews. Ieri ha fatto terzo, ieri l'altro ha fatto terzo, e questo era il suo arrivo, in leggera salita, doveva fare meglio, invece niente. Quinto deludente, poi Allegaert buono, si rifà una top 10 come Meus che oggi non casca e arriva nei 10, Trentin, Philipsen un po' deludente, però era un arrivo difficile, quindi qui secondo me la sorpresa è Jakobsen, non tanto Philipsen 9, no, ma la sorpresa è Jakobsen. Poi Minali ottimo decimo, l'italiano dell'Intermarché Wanty-Gobert. Van Rensburg della Quebeca undicesimo, Lobato, Aberasturi, Van Marco Olivera, Aramburu la delusione del giorno sedicesimo, era uno dei favoriti,
visto l'arrivo in leggera salita, visto il buon quinto posto dell'altro giorno, e invece ha deluso. Questa è la delusione del giorno. È Lobato, la maglia quanti anni ha Lobato? 47? Te lo dico, 32, no dai. È così giovane, sì. Ma no. Qua è iniziato a pedalare professionista da 12 anni, allora. Guarda, Jakobsen, dicendo, si era detto prima, la vittoria precedente l'aveva fatta al Tour de Vallonie, aveva vinto due tappe, e poi quest'anno niente. Tour de Vallonie era tornata la vittoria e aveva battuto a Zolder, Gaviria, Capiot, Allegaert, Pasqualon, Serron, Nizzolo, quindi comunque non velocisti di secondo piano. L'altra vittoria l'aveva fatta contro Selig, Mantin, Monzato, Capiot, Stewart, Christophe. Questa volata è meno nobile, dai. Questa è di tutto rispetto, perché poi l'arrivo era anche abbastanza difficile, quindi comunque questo arrivo in salita probabilmente ha un po' falsato le carte e è venuto fuori la qualità del corridore. La GC non cambia, Tarramay è cascato, ma era dentro i 3 km, quindi non succede nulla, e la maglia a punti vede Jakobsen primo con 100 Bene. Punti, secondo Philipsen 68. La Com resta a Tarramay e la Bianca a Bernal. E questo è quanto. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che oggi è stata una tappa dedicata al barbacoa, che è il barbecue detto in spagnolo. Ieri avevamo parlato di asado, che è un altro tipologia di cottura esterna della carne, in particolar modo più argentina. Domani ci prepareremo per la brasa, che è un altro modo di cucinare all'aperto, sempre con il calore. Io voglio fare un applauso gigantesco a questi corridori che oggi veramente hanno rischiato le ustioni di qualsiasi tipo di grado, e poi per quelli più anzianotti o per quelli che amano i film western, quelli di spaghetti western, oggi si è passati nella zona dove hanno girato buona parte dei film tipo Il buono, brutto e cattivo. Cioè buona parte dei film sono stati girati in quella zona lì dell'Aragona, perché ricordano il Far West. Questa è una nota di una tappa. Diciamo pure la verità, ha espresso poco o niente, sono la nostra gioia legittima per la vittoria di Jakobsen, che se lo merita. E la fuga di Madraso. E Madraso, che è sempre in fuga, mio grandissimo. Io adoro Madraso, cioè Madraso lo adoro anche perché c'ha un coraggio, corre con una maglia che ha un colore da mente indecente, e quindi io lo adoro anche per questo. Poi Madraso, cioè, è il vero fuggitivo, cioè. Il fuggitivo fatto ad persona è Madraso. Madraso mi piace tantissimo. Domani andrà ancora in fuga Madraso, chissà quando verrà ripreso. Domani si farà un'altra sbiellata sotto i 900 gradi del deserto di non so dove in Spagna, e domani un'altra bella volata. Questa è una volata. Si arriva ad Albacete. Albacete ci saranno 950 gradi, perché Albacete è ancora più caldo. Cioè, complimenti a chi ha disegnato la Vuelta quest'anno. Poteva fare tutte nel Paesi Baschi. Nessun gran premio della montagna, solo uno sprint bonification a esattamente una sessantina di chilometri all'arrivo, quindi domani probabilmente sarà un pochino più lunga la tappa di oggi. È 195 chilometri, se non sbaglio. Ok, allora non me ne voglio con esattezza. 185 è pure troppo, è pure troppo. Non me ne voglia il mago, io domani guardo gli ultimi 4 chilometri, quindi ti voglio bene, Riccardo, ti voglio un bene dell'anima, ma io domani guardo gli ultimi 4 chilometri, allora, anche prima è da killer. Domani, Marcello, chi potrebbe essere il favorito? Domani vince De Mar. Attenzione. No, dai, ma ci può stare, ragazzi. Domani, di sicuro non Matthews. No, io vedo, guarda, i due velocisti più in forma. Oggi è un arrivo un po' più difficile rispetto all'altro giorno, che Philipsen probabilmente non aveva nelle gambe la sparata in quell'arrivo in leggera salita. Philipsen è uno, anche se comunque è un corridore un po' da corse nel nord, quindi una rampetta così non dovrebbe spaventarlo. Forse ha sbagliato volata, non lo so. Comunque i velocisti più in forma sono senz'altro Jakobsen e Philipsen. Quindi secondo me loro due se la giocano domani. E terza battuta probabilmente De Mar, che forse con un secondo posto, quasi vittoria di oggi, perché l'ha bruciato sul finale Jakobsen, forse ha preso un po' di morale. Ci può stare, sì. Cioè, la squadra più forte per le volate ce l'ha De Mar, Parliamoci questo chiaro. Sicuro, questo sicuro. Però la De Koenig comunque
Ragazzi, fa un lavoro terribile. Guarda, oggi gli ha portato in carrozza Jacobs. Questo significa che comunque loro lavorano bene anche quando non c'è Morkov. Oggi Morkov era a casa sua in piscina a fare la pubblicità delle cuffie che gli dà la sua squadra, quelle della Bang & Olufsen, come si chiamano, quelle che costano praticamente quanto tutta la Toscana. Cioè, sono delle cuffie stupende. Lui stava lì in piscina, si godeva, insomma, il meritatissimissimo riposo. Cose importanti, Stagione, eh. Oh, stagione sono cose importante. importanti, eh. Sono cose importanti. Uno deve anche guardare tutto. Io non capisco la Ciubeca perché aveva portato Nizzolo, però vabbè, fa niente. Perché secondo me non sarebbe stato poi malaccio Nizzolo in una corsa come questa, prova a capire. Magari ci sono questioni contrattuali, visto che il prossimo anno quasi tutti quelli che fanno il mercato dicono che ha già le valigie belle che chiuse, pronte, tutto. Però, sai, non lo so. Cioè, Guarda, la UEFA è facciamo un piccolo extra. particolare. Facciamo un Extra. piccolo extra. Ma ce lo pagano? No, non ce lo pagano, però lo facciamo uguale. Va Il bene. piccolo extra è questo: oltre alla vittoria di Jacobsen, oggi c'è stata una classica in Belgio, Egmond Cycling Race, dove ha visto Danny Van Poppel su Bonifazio e Mozzato vincere. Quindi categoria 1.1, poi invece Tour del Limousin, Laporte ha vinto, Ecco, ha non c'è battuto nulla Godu, oggi, ha vinto sì, la ha porta. vinto Laporte, infatti l'ha scritto il Moulin, quindi era giusto citazione. C'è anche da far notare questo, che Arthur de l'Avenir si Sì. è ritirato per possibile sospetta clavicola rotta a Ayuso. Bene, Quindi mi Arthur de spiace. l'Avenir. Sì, un DNF, did not finish Ayuso, quindi È così questo giovane e si calcificherà meglio il carattere. E comunque stiamo parlando di un fenomeno. Meglio sì. adesso che devi passare professionista poi che dopo. Cioè, meglio mai, meglio mai, meglio mai. Però se proprio è dell'infortunio classico dei corridori. Però vabbè, lasciamo stare. Bocca al lupo, Queste le suerte per notizie del Ayuso. giorno. Suerte per Ayuso. Ma perché io ho sopra Escartín? Ma me lo merito Escartín. No, è Eras. Ah, Eras. era ancora peggio, grazie. Perché queste sono le caricature che abbiamo fatto Della che sono Vuelta, acquistabili dentro cioè, l'app Jero della Minger, Vuelta. Abbiamo Zülle, Vinokurov, come Zülle? Rominger, Rominger, sì, Polano, scusa, Olano, Zülle, Zülle, poi te Benocchi, sopra hai, no, hai Jalabert, Ulrich. perché Jalabert ha i capelli di Benocchi? Perché quando era alla Once c'aveva il capello lungo, ora è Ma io me lo abbondante, però. ricordavo con la maglia campione francese, aveva fatto anche il giro, vabbè, fa niente. Ma È perché non vedo un cazzo? nel 99 il campione Ma ci francese. sono due Zulle. Ci sono due Zulle perché l'abbiamo messa anche in maglia gialla. Sono 13 le caricature della Vuelta e quindi queste sono. Belle, sono simpatiche. Anche Eras così è simpatico. Poi Sì, vabbè, Eras è poi. bellissimo. E le Non c'è il trovate dentro Niño, l'app. non c'è Oscar Sevilla, non c'è il Niño. No, ma ce le serviamo perché c'è anche il prossimo anno. C'è Piano piano, dai, Marrucci, c'è Mescatini. Marrucci con la maglia rosa. Con la maglia della Gewiss. Sì, rubata, falsa. Allora, mettetemi piace, iscrivetevi al canale, commentate, il commento lo fate visto che ieri non avete preso De Mar possibile secondo oggi, avete detto tutti top 20, top 100, in realtà ha fatto bene oggi De Mar, anche se io vedo un bicchiere mezzo pieno per lui, però vediamo. Domani cosa farà De Mar? Diteci chi saranno i primi tre di domani. Poi l'ordine va bene anche tirarlo un po' fuori sparso, però i primi tre che si giocheranno la volata domani, concordate con noi dicendo Philipsen, De Mar e Jakobsen, Jakobsen su tutti? Questo è quanto. Marcello, vuoi aggiungere qualcosa? Mettiamoci anche l'italiano meglio piazzato domani nella volata, dai, un Minali, Dainese, Trentin, anche se comunque non è. Vabbè, mettiamo anche un italiano, sventoliamo un po' la bandiera in questa estate italiana. Na 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 na. Abbiamo vinto Na tutto. na 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 na. No, no, io stavo cantando Bennato la Nannini. Ah, ok, Male, te male, l'ho male. white strappizzata, white stripes. Bene, 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 bene. Oh Allora, ragazzi, cuoricini, like, non sono rimbambito, like, donate, like. Noi per la Vuelta ogni tanto
così a sorpresa appariamo così, no, era giusto, oggi è doveroso farlo perché no, non dovevamo fare niente, però Jacobsen lo merita, dai, ci vediamo domani dice Craig Anderson e non ci vedrete per due mesi. No, Craig Anderson. Ciao ragazzi, ciao a tutti.